risponderti non fu un po' spacca. Si presentò come tua alla fermata della metro A, mi portò un disco dei Corrugo e Hat. Era timido e cupo, aveva il corpo della metà, e un lavoro di merda lo scriveva sullo web. Voleva mettere sull'etichetta, voleva darmi contatti. Dopo neanche sei giorni, le prime lettere e i messaggi. Il vestito che fa, con i vestiti che porta, le scarpe che mette, la roba che ha. E per questo non ti riconosco in questa società. Per me contano i dischi, i bagni e il mare, l'umanità. Si definiva l'alcoide, si vestiva come un impiegato, frequentava soltanto ragazzini liceali, e ogni tanto provava a parlare di sesso.